Siamo qui con Gianrico Gatta, neoeletto consigliere regionale delle file di Forza Italia. Un commento a questa sua elezione e soprattutto un commento in merito al risultato generale di Forza Italia. Intanto è una rielezione che giunge dopo 5 anni di intenso lavoro a servizio della Capitanata. Ho partecipato a 128 sedute su 129 in aula, ho partecipato a commissioni, ho lavorato, ho prodotto comunicati, documenti, disegni di legge. Penso e spero, anzi ne sono ormai convinto, visto l'esito della competizione elettorale, che i cittadini di Capitanata abbiano apprezzato il mio impegno. E poi il risultato di Forza Italia qui in provincia di Foggia è tutto sommato un risultato apprezzabile, tenuto conto che Adriana Poliportone, che è il nostro candidato governatore, si è piazzata seconda nell'agone politico-elettorale subito dopo Emiliano, e del fatto che il centrodestra ha subito purtroppo una pesante divisione, una pesante lacerazione che ahimè si è riverberata sul risultato complessivo finale. Oggi mi tocca rappresentare Forza Italia di Capitanata, unico seggio espresso nella persona del sottoscritto. Sono grato a tutti quegli elettori di Capitanata che hanno inteso riconferirmi un mandato fiduciario per il prossimo quinquennio, che io cercherò di onorare con il massimo rispetto.